Prima di tutto voglio ringraziarvi di essere convenuti qui per dare l'estremo addio a un mio caro amico e ad un grande artista. E adesso vorrei aggiungere una cosa. In questi ultimi giorni sono stato continuamente ossessionato dalle immagini della morte di Pierpaolo Pasolini, non soltanto per la crudeltà, l'atrocità di questa morte, ma perché non mi riusciva di rintracciarne il senso, il significato. E noi uomini vogliamo che le cose significhino qualche cosa, che non siano slegate, assurde, inerti, senza una voce, senza un messaggio. Alla fine mi è sembrato di capire questo, che chi fuggiva a piedi, inseguito, era Pierpaolo Pasolini, il poeta, e colui o coloro o chi fosse che gli correvano dietro non avevano un volto, non sapevano, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini. Poteva essere qualcuno che lui conosceva, poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi coloro che fanno queste cose. Ora, coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Pierpaolo Pasolini abbiamo prima di tutto perduto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall'animo portato ai migliori sentimenti. Un uomo che odiava la violenza e che sia per la sua elevatezza intellettuale sia per i suoi nativi sentimenti estremamente delicati ed estremamente sottili. E gli odiava la violenza e purtroppo la violenza l'ha schiantato. La perdita di un uomo così buono è irreparabile, perché non dovete credere che la bontà sia una cosa così frequente, la bontà vera accompagnata da un'intelligenza lucida e ferma. Sì, ci sono molti buoni, ma un buono come Pasolini sarà difficile trovarlo, sarà difficile che ritorni sulla terra molto presto. Poi abbiamo perduto ciò che alcuni chiamano il diverso e che io dico anche il simile. Abbiamo perduto il diverso e il simile. Lui stesso diceva di essere diverso. Ma in che senso abbiamo perduto un diverso? Abbiamo perduto un uomo coraggioso, molto più coraggioso di tanti suoi concittadini e coetanei. Quest'uomo coraggioso era diverso, sì, la sua diversità consisteva nel coraggio di dire la verità, o quella che lui credeva che la verità, e quando si crede di la verità c'è qualche cosa che ce la fa dire, soprattutto se si è una persona come Pasolini, come ho detto, di elevatissima intelligenza e di sentire molto molto riguardoso verso il reale. Abbiamo perduto dunque un testimone diverso. Perché diverso ancora? Perché in un certo modo egli cercava di provocare delle reazioni attive e benefiche nel corpo inerte della società italiana. La sua diversità consisteva proprio in questa provocazione benefica dovuta a una sua assoluta mancanza di calcoli, di compromessi, di prudenza. Egli era diverso in quanto era appunto disinteressato. Poi abbiamo perduto anche il simile. Cosa intendo per simile? Intendo che lui ha fatto delle cose, si è allineato nella nostra cultura, accanto ai nostri più maggiori scrittori, ai nostri maggiori registi. In questo era simile, cioè era un elemento prezioso di qualsiasi società. Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta,
e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra, cioè ha fatto una cosa che nessuno aveva fatto prima di lui. La poesia civile in Italia, da Foscolo su sua a Carducci e poi ad Annunzio, è sempre stata una poesia di destra. Con questo voglio dire una...